La vela, protagonista a Venezia. Le World Series dell'American's Cup hanno letteralmente entusiasmato le decine di migliaia di persone accorse ad uno spettacolo unico nel suo genere, dove le sagome slanciate dei catamarani hanno sfilato nel suggestivo palcoscenico della Serenissima. Dal 12 al 20 maggio i veloci catamarani a C45 hanno solcato le acque veneziane con la Arzana Cup e con le World Series. In questi giorni il centro della città si è spostato nei nuovi spazi ristrutturati dell'Arsenale, quartier generale dell'evento, dove le barche sostavano tra le giornate di gara e i numerosi appuntamenti organizzati dagli sponsor. Due i campi di gara interessati alla kermesse, il primo antistante il litorale del Lido e il secondo, più affascinante, nelle acque lagunari comprese tra il Lido e la riva degli Schiavoni a Venezia, con lo spettacolare arrivo di fronte a Piazza San Marco. Oggi è stato fantastico vincere la prima regata davanti a un pubblico del genere, è una cosa incredibile per la vela e mi auguro domani ci sia lo stesso spettatore, anche se forse il tempo non aiuterà. Poi è stato fantastico soprattutto la seconda bolina, perché il vento è saltato a destra, quindi siamo riusciti praticamente a passare 5 metri dal palco galleggiante, quindi è stata un'ovazione per noi. La vittoria dell'Arzana Trophy è andata a Luna Rossa Piragna, seguita dalla sorella Swordfish, mentre Energy Team France si è aggiudicata la tappa di Venezia dell'American's Cup World Series, seguita da Oracle Team USA Speed Teal, mentre nei match race Luna Rossa ha perso la finale con Artemis Racing. Un grande pubblico per un grande evento. Oltre 80.000 appassionati, tra le rive e le oltre 2.200 imbarcazioni, hanno seguito con entusiasmo le gare andate in scena nella nostra splendida città. Arrivederci ad aprile 2013.